20 pazienti con ulcera del piede diabetico, soci dell'Associazione Diabete Mellito Celiachia Sardegna, che attualmente vengono curati nel centro iperbarico sassarese grazie a un contratto di convenzione stipulato nel mese di settembre da Michele Calvisi, presidente della DMS Onlus e il direttore sanitario della struttura, il dottor Alfonso Bolognini. Nella gestione della patologia, i pazienti sono sottoposti con cadenza trisettimanale a medicazioni avanzate, a controlli vulnologici periodici, ad assimetria transcutanea e a tampone cutaneo con trattamento mirato. Siamo nel centro iperbarico di Sassari in compagnia del direttore sanitario del centro, il dottor Alfonso Bolognini. Allora, dottor Bolognini, che cosa è l'ossigenazione terapica iperbarica? L'ossigenoterapia iperbarica è una terapia medica che sfrutta l'effetto dell'ossigeno respirato all'interno di involucri che al loro interno hanno una pressione maggiore rispetto a quella atmosferica. Bene, e qual è il meccanismo d'azione dell'ossigenazione iperbarica? L'ossigeno respirato da questi pazienti attraverso una mascherina arriva a saturare il plasma e arriva distalmente a riattivare dei processi cellulari metabolici che sono spenti, diciamo, dalle condizioni di ischemia, cioè di mancato apporto autonomo dell'ossigeno. L'ossigeno iperbarico è anche un potente antinfiammatorio, in quanto inibisce l'adesione delle cellule che si chiamano granulociti neutrofili sugli endoteli, è un mediatore dell'ossido nitrico e ha una funzione antiedemigena. Modernamente vengono anche reclutate le cellule staminali dal midollo osseo e queste sono delle scoperte appunto importantissime recenti. Ha anche una funzione nella deposizione del collageno e dell'acido con la sua matrice di acido ialuronico e questo è fondamentale per la riparazione delle ferite. Infatti appunto nelle camere iperbariche si trattano delle ferite che normalmente appunto non guariscono con altre metodiche sostenute appunto dalla ischemia o dalla ipossia. Bene, adesso vediamo il collegamento tra l'ossigenoterapia iperbarica con il diabete, quindi, e in particolare in cosa consiste il progetto dell'associazione ADMS Onlus. Abbiamo portato avanti un progetto con la DMS Onlus che consiste nel seguire il loro associato per quanto riguarda le complicazioni del diabete. Il paziente che presenta un'ulcera dei piedi, appunto come complicazione del diabete, che è una malattia appunto dismetabolica, viene accettato dal nostro centro. Ma prima di inserirlo nel ciclo di ossigenoterapia iperbarica andiamo a valutare l'effettiva possibilità di dare una mano con l'ossigeno iperbarico e questo lo facciamo facendo delle misurazioni transcutanee della quantità di ossigeno che circola a livello del piede. In quanto se l'ossigeno libero è molto basso, vuol dire che esiste a monte un'arteriopatia che deve essere corretta prima dell'introduzione all'interno della camera iperbarica con degli ulteriori accertamenti di tipo vascolare finalizzati poi eventualmente a ripristinare la perfiorità vascolare. Dopo di questo valutiamo dei fattori di non guarigione, quindi a parte questo della ipossia, quindi della cattiva circolazione, e valutiamo eventuali complicanze infettive facendo appunto dei tamponi seriati e delle terapie mirate, ma è molto importante anche valutare l'aspetto nutrizionale in quanto un adeguato apporto proteico è necessario per la riparazione delle ferite. E una volta che tutti questi parametri vengono soddisfatti, il nostro paziente è idoneo all'ossigenoterapia iperbarica e quindi viene seguito da noi sia tramite medicazioni avanzate della ferita, sia con questo apporto, questo ausilio dell'ossigeno iperbarico che ci facilita, dimezzando i tempi di guarigione, la guarigione stessa appunto del paziente.
Bene, adesso scendiamo un po' nel particolare, nel dettaglio del centro iperbarico Sassarese, che esiste dal 2006. Quindi quanti pazienti vengono sottoposti a terapia quotidianamente? Quanto dura la terapia? Un po' di aspetti, insomma, particolari della terapia seguita qui a Sassari? Sì, giornalmente seguiamo 12 pazienti che eseguono l'ossigenoterapia iperbarica e una decina che effettuano le medicazioni avanzate senza fare la camera iperbarica. E poi eseguiamo attività ambulatoriale seguendo i nostri pazienti, per esempio con dosimetria transcutanea che ho già menzionato, e questa è la nostra attività. Siamo operativi dal 2006 e in Sardegna esistono altri due centri localizzati alla Maddalena e a Cagliari. Bene, dottor Bolognini, in Sardegna abbiamo tre centri, Sassari, Cagliari e la Maddalena. Come si pone appunto la regione Sardegna in relazione alla terapia iperbarica? La regione Sardegna è una delle poche regioni in Italia che hanno legiferato nei confronti dell'ossigenoterapia iperbarica. Esiste una delibera, la 41/29 del 29 luglio del 2008, dove dà delle indicazioni sulla modalità di attuazione dell'ossigenoterapia iperbarica e sulle patologie che vengono trattate dai centri iperbarici in Sardegna. Questo in accordo con le evidenze scientifiche contenute nelle linee guida delle più importanti società scientifiche nazionali che si occupano di ossigenoterapia iperbarica. Una delle quali appunto è il fatto che ci sia un centro iperbarico ogni tot di abitanti, giusto? Diciamo che questa fanno riferimento a delle linee guida canadesi che praticamente sono poi state riprese dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove si auspica la presenza di un centro iperbarico ogni 500.000 abitanti. Quindi noi siamo in linea. Dovremmo essere in Sardegna. Bene, l'ultima domanda, semplicemente quante persone ruotano intorno al centro iperbarico, quante persone lavorano qui? Al centro iperbarico lavorano tre medici, un tecnico iperbarico e un operatore sanitario. Va bene, perfetto.